Ciao ragazzi, oggi vi mostro come installare la suite Adobe CC 2019. Ovviamente vi mostro come fare a scopo illustrativo. Se voi installerete il programma senza averne le licenze, sarà a vostro rischio, diciamo. Io non mi assumo responsabilità. Allora, partiamo. Per scaricare la suite, per prima cosa dovete avere questi due file: Adobe Deluxe Patcher e CC Maker. Io vi lascio in descrizione il link per scaricare questi due file. Questi due file, quindi li ho già caricati io su un server e quindi vi risulterà facile scaricarli. Una volta che li avete scaricati, anzi, torniamo indietro, non dovete scaricare prima questi. Cioè, una volta che le avete scaricate, non le aprite. Prima di aprirli, anzi, prima di scaricarli, perché altrimenti va a finire che l'antivirus ve li cancella. Per prima cosa, disabilitate il vostro antivirus e dovete disabilitare anche il Defender delle ultime versioni. Questo è il link che io vi lascerò in descrizione. Voi aprite questa pagina dove vi spiega come disabilitare Defender, che adesso vi mostro. C'è scritto, vedete, tutta la procedura. È molto semplice: si va da qua, si prende impostazioni aggiornamento e sicurezza di Windows, protezione da Windows e minacce, protezione da e qui dovete disabilitare impostazione protezione da virus e minacce. La protezione la disattivate, e infatti la protezione voi normalmente la trovate attivata. Io la tengo disattivata perché dovevo fare quell'operazione di scaricare il file, quindi voi la disattivate, come sta qua. Disattivate anche le protezioni fornite dal cloud. Basta ovviamente invertire così. Io l'ho attivato e l'ho disattivato. Ecco qua. Dovete disabilitare quindi la protezione in tempo reale. Disabilitare la protezione fornita dal cloud. Sempre allo stesso modo. Così. Attivato. Voi lo troverete attivato così. Quindi disattivate. Ok, una volta che avete fatto questo, il sistema vi dirà che il vostro sistema non è protetto, ma a voi non interessa, perché poi lo andrete alla fine a riattivare dopo che avete installato la suite. Chiudete, non ci interessa più. Quindi questa è la prima cosa da fare: disabilitare gli antivirus, sia il Defender questo che l'antivirus. Togliete questa pagina e scaricate questi due file, questo e questo. Io vi lascio in descrizione il link dove scaricarli. Una volta che li scaricati, per prima cosa voi dovrete aprire il patcher. Ci cliccate sopra, patcher, la password, come vi dice nel sito, hanno una password. La password è apriti sesamo. In piccolo apri ti sesamo. Ok, dovrete consentire l'azione, altrimenti non si... Vabbè, poi se disabilitate la musica come ho fatto io, basta cliccare qua vicino e selezionate il programma che voi volete installare. Come vedete, questi sono i programmi che supportano il patch.
Come vedete, ogni programma c'è un numero vicino e voi dovete prendere lo stesso programma con lo stesso numero quando andrete ad aprire il CC Maker. Cioè, per esempio, se voi volete prendere volete installare Premiere Pro 13.0.2, quindi vi dovete ricordare che la versione del Premiere Pro è 13.0.2. Ok, andate ad aprire il Maker, cliccate sopra, inserite la password, apriti sesamo, ok, consentite, lasciate inglese perché in italiano non esiste, ok, e andate a cliccare download installazione, non solo download sull'installazione, dovete prendere download install, come sto facendo io, ci cliccate sopra, attendete qualche attimo. Attendete qualche attimo che si contatta il server. Ecco qua, e vi aprono le versioni disponibili. Noi abbiamo detto che volevamo prendere la versione di Adobe Premiere Pro 13.0. Quindi prendiamo Premiere e dobbiamo scaricare la versione. Come vedete, ci sono varie versioni. A noi interessa la 13.0.2, questa, che come vedete c'è anche la 13.0.3, la 13.1, 13.0, non ci interessa, a noi interessa questa qua. Quindi andate a cliccare qua, come vedete una volta cliccato si seleziona, diventa blu, però non potete andare avanti perché, per un semplice motivo, che non avete specificato, lo dice qua, la cartella di destinazione. Per specificare la cartella cliccate su sfoglia e prendete una cartella di destinazione da qui, potete sceglierne una qualsiasi, però se la inserite nella cartella programmi, per esempio, e se trovate Adobe, io ce l'ho la cartella Adobe, vado qua e vado a inserirla qua. Come vedete vi riesce la direzione della cartella di destinazione. Cliccando su avanti parte l'installazione. Da qui lasciate tutto selezionato e andate anche a cambiare la lingua del programma. Andate a scegliere italiano. Una volta fatto questo andate su next, lasciate uguale, premete ancora e finalmente arriviamo alla voce install. Ovviamente il programma adesso sta scaricando il file. Una volta che finisce di scaricare il file automaticamente si installa, perché fa tutto da solo, non dovete fare nient'altro da questo momento, semplicemente aspettare e il programma installerà Adobe Premiere Pro sul vostro PC. Io adesso lo chiudo perché già l'ho installato, quindi lo blocco. Una volta che questo qua ha finito il suo lavoro, io devo bloccarlo, però questo non si blocca, ma lo blocco in un altro modo. Gestione attività, voi non lo dovete fare, lo sto facendo semplicemente perché già ce l'ho installato, come vi dicevo, quindi blocco questa attività. Ok, una volta che quell'attività finisce trovate installato Adobe Premiere Pro CC 2019, non lo dovete aprire, avete installato adesso. Una volta finita l'installazione andate a prendere il patcher che avevamo già aperto, andate a selezionare Premiere Pro 13.0.2 e come vedete qua ci abbiamo la voce patch, bisogna cliccare qua sopra giusto un secondo e l'operazione è fatta, cliccare qua sopra e il programma viene facciato. Io non lo faccio perché già l'ho fatto, quindi voi fate questa operazione di cliccare sulla voce patch,
ripeto più di una volta perché è importante. Se non fate questo, il programma non funziona, cioè si finirà dopo poco tempo, si blocca perché non l'avrete patchato. Quindi cliccate sulla voce patch, patchate il programma e chiudete. Una volta fatto questo, ritornate qua, andate qui, cliccate e potete aprire il programma perfettamente funzionante e perfettamente installato e funzionante. Qualche attimo la velocità di apertura dipende dal computer, bisogna ci mette qualche attimo per aprirlo. Vedete che tra poco si apre, poi dipende, se avete il computer più veloce lo apre più velocemente. Il programma esce licenziato, quindi il programma funzionerà senza problemi. Una volta che avete fatto tutto, potete riattivare gli antivirus, però ricordatevi che questi qua, specialmente il CCMaker, è un virus, non è un virus, però il sistema lo vede come un virus. Quindi una volta che è attivato vi dirà che ha trovato un virus e lo andrà a cancellare. Però a voi non serve più perché oramai il programma è installato e funzionante. Come vedete si sta caricando, ci vuole ancora qualche attimo. Ecco qua, questo è il vostro programma funzionando. Ovviamente per aprirlo, file, nuovo progetto, vabbè, questo poi sarà argomento di altre lezioni, sì, come si fa a usare Premiere. Io vi dico soltanto in questo caso come installarla. Vi sto facendo solo vedere che il programma parte, è funzionante, è licenziato, quindi non ha più bisogno di nulla informazioni su Adobe. Eccolo qua, funzionante e licenziato. Ok, spero di essere stato chiaro nella spiegazione. E allora vi ricordo che vi lascio questo file e questo file, il link per scaricare questi due file, più il link questo qua. Adesso lo copio anche così dopo lo copio. E vi lascio questo link qua dove dovete disabilitare gli antivirus. Dovete, mi raccomando, prima disabilitare l'antivirus e il Defender, perché sicuramente avrete anche un altro antivirus sul sistema. Disabilitatelo, altrimenti non vi farà scaricare il CCMaker. Ah, un'altra cosa importante, se usate il browser Chrome, quello vi cancella il CCMaker, non lo fa funzionare. Quindi quando andate a scaricarlo usate un altro browser, ma non il Chrome, per esempio Explorer, usate Explorer, Chrome ve lo cancella, non ve lo fa scaricare, vi dice che è un virus, non lo fa scaricare. Mi raccomando, non riuscite a scaricarlo con Chrome, dovete usare Internet Explorer. Spero di essere stato chiaro. E vi saluto, se lasciate un mi piace al video io vi ringrazio molto, e vi potete anche iscrivere al mio canale perché ogni tanto faccio dei video, non li faccio sempre perché per tempo. Iscrivetevi al canale per vedere altri video creati da me. E un'ultima cosa, se non avete capito da qualche parte, potete bloccare il virus, il video, tornare indietro, andare avanti, ovviamente per installare il programma potete tenere il video aperto mano a mano e vedete la funzione. Ok, vi saluto, ciao.